Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti alla puntata numero 14 di Today Sport da TVR Xenon, la trasmissione che come sapete è dedicata al campionato di promozione girone di qui troviamo due formazioni del comprensorio calatino, sono lo Sporting Eubea e le Aquile Calatine. Due risultati positivi, quelli che hanno fatto registrare in questo 14° turno di quello che è di fatto un torneo interessante sul piano tecnico, più volte abbiamo detto, fatto da formazioni blasonate, effettivamente non soltanto sul piano, come dire, della nomea, ma anche su quello tecnico. Un campionato divertente. Ovviamente punteremo i riflettori sulla partita che noi abbiamo seguito con la nostra telecamera, ovvero Aquile Calatine Atletico Catania, giocata ieri pomeriggio sul terreno di gioco del Pino Buongiorno. Parleremo di questo soprattutto, ma anche di altro, con il nostro gradito ospite che vado a presentare. Un bentornato a Cristian Di Martino. Buonasera, grazie. Dirigente delle Aquile Calatine e nello specifico facente parte del gruppo comunicazione della formazione biancorossa, una novità quest'anno interessante perché, come dire, non è mai abbastanza, insomma, rendere noti le attività di una società sportiva che per quanto dilettantistica, però, come dire, ha bisogno di tutta una serie di componenti. Christian, come vale tu, ecco, giusto che abbiamo aperto questa parentesi, la vostra attività in questo senso finora? Ma sì, l'attività è una novità quest'anno, d'altronde tutte le società adesso si stanno attrezzando per andare a passo con i tempi e quindi il servizio che offriamo, grazie a due validi collaboratori, ideatori che sono Peppe Zago e Diletta Sirna, ci consente di essere presenti sul web e stiamo dando un servizio a tutte le persone che vuoi per la questione stadio, che insomma l'accesso ancora non è aperto, e vuoi per tutti quei calatini che stanno fuori Caltagirone. Soprattutto registriamo tanta attività di seguito nel nord Italia ma anche all'estero e quindi offriamo un servizio di partecipazione seppur virtuale all'attività della squadra, poi con le nostre interviste curate da Diletta Sirna, con le nostre foto, cerchiamo di creare insomma quella cornice indispensabile per una squadra di calcio, anche per dare importanza a quelli che sono i colori della squadra. Mi sembra che sia stata finora, ma lo sarà anche nel futuro, un'ottima idea in termini di comunicazione. Ma addentriamoci in questo 14° turno, siamo dunque quasi alla fine del girone di andata, non ci sono state grosse sorprese, ma alcune partite magari meritano il commento del nostro gradito ospite in studio. Intanto prego la GIA di mandare in onda la schermata con i risultati di questo 14° turno che vediamo già in onda, eccoli qua. Due gli anticipi, la prima intanto sorprendente partita è quella che ha visto vincere i biancoazzurri dello Sporting Eubea contro il Megara Augusta. Match winner il neo arrivato Dario Bellino, che ha fatto gol all'89°. Poi, come vedete, questa è una prima sorpresa, il Santa Croce cade in casa ad opera del Real Siracusa. Domenica 0-0 tra Aquile Calatine e Atletico Catania, l'AC Sant'Antonio fa 5-0 sul Masca Lucia, perde in casa il D'Agata ad opera del Trecastagni, 2-1 il finale. Poi il derby cittadino a appannaggio della capolista città di Ragusa, 3-0 sul Marina. Poi perde in casa il Rinascita Netina ad opera del Calcio Vittoria, anche questa volta 3-0. E poi l'Adrano, che non si presenta per la seconda domenica consecutiva, avrebbe dovuto affrontare il città di Paternò, dunque 3-0 a tavolino per i rosso-azzurri. Guardiamo la graduatoria. Alla luce di questi risultati, saldamente capeggiata dal Città di Ragusa, quota 32, non molla il Paternò, lì a 31 punti, perde terreno l'Atletico Catania, 29, così come il Santa Croce e il Marina, Santa Croce a 28, Marina di Ragusa a 23 punti. Incalzano quindi le due formazioni che appunto occupano la quarta e quinta posizione, utile per i playoff, il Real Siracusa e lo Sporting Eubea a quota 22, a 21 ci sono il Trecastagni e il Vittoria, a 17 il D'Agata, le Aquile salgono a 16, il Megara resta a 12, sale a 11 punti il Città di Vittoria e adesso l'Adrano ovviamente in questa classifica che noi prendiamo dal sito Tutto Campo
non è, diciamo, aggiornatissima, nel senso che l'Adrano ha sì 9 punti, ma ne ha anche 2 di penalizzazione, essendosi presentato per 2 domeniche, e quindi 2 punti di penalizzazione, e infine quindi avrà 7 punti, penultima posizione in classifica, quindi Rinascita Enetina 8, Fanalino rimane ancora questa settimana il Masca Lucia con 6 punti. Coinvolgo subito Cristian Di Martino. Come funziona il regolamento in questo senso? Punto di penalizzazione, se la cosa persiste? Fino alla quarta rinuncia e poi c'è la radiazione dagli organi federali, quindi la matricola scompare. E quindi viene cancellato. E viene radiato, viene cancellato. Sì. Dal girone di del campionato di promozione. Comunque il presidente dell'Adrano aveva promesso comunque di mantenere anche le giovanili pur di non perdere il titolo. Però oggi ormai il mondo dei dilettanti è questo. Ecco, non... Esatto, tutto può cambiare insomma nell'arco di pochi giorni. Ci dispiace tanto che insomma venga a determinare anche sul piano, diciamo, della squisita contabilità della graduatoria, insomma delle variabili, perché ci sono partite che ha ben giocato l'Adrano e adesso non si presenta in campo. Vedremo che cosa succederà da qui alle prossime settimane. Ma chiedo subito un commento a Cristian a proposito di questa importantissima vittoria esterna dello Sporting Eubea, che dunque ha azzeccato appieno, no, l'acquisto della punta centrale con Dario Bellino. Beh sì, vincere ad Augusta sicuramente non è facile, ma l'ho detto già anche altre volte, lo Sporting Eubea sta facendo un ottimo campionato, si è rafforzata, un ottimo mister, quindi insomma, complimenti a loro. Allora, adesso c'è soltanto un punto che divide lo Sporting dalla zona playoff, ha concrete possibilità che insomma il team di Costanzo possa insidiare la quinta posizione? Beh, la matematica non è un'opinione, quindi se i numeri dicono questo sì. Poi ancora c'è tutto il girone di ritorno, manca l'ultima giornata, poi c'è tutto il girone di ritorno, bisognerà vedere se c'è costanza, se è un po' difficile, nel senso che comunque per tutti è difficile, e è un campionato anche abbastanza strano. Se guardiamo e analizziamo l'ultima domenica, la sconfitta del Santa Croce contro il Siracusa, il Real Siracusa, è sicuramente una sconfitta che fa pensare. Quindi tutto è possibile, sono convinto anche nel girone di ritorno magari qualche altra squadra che sta indietro potrebbe rincorrere la graduatoria dei playoff. Certamente sì, c'è insomma spazio per tutti in termini di recupero, vedremo che cosa dirà il campo nelle prossime settimane, anche perché ovviamente la pausa poi di natalizia potrebbe, come dire, determinare miglioramenti in alcune formazioni e viceversa invece in altre. Vedremo cosa succederà. Allora, apriamo il sipario sul match che abbiamo seguito, come detto Aquile Calatine Atletico Catania, una delle big di turno sul terreno del Pino Buongiorno. È stata veramente una gran bella partita, tanto per cambiare insomma gli uomini mister Buoncompagni si esaltano in tutti i sensi quando affrontano formazioni blasonate, e in termini agonistici e anche tecnici insomma c'era un determinato livello di vario tecnico, giocatori veramente molto importanti nell'Atletico Catania di categorie superiori, alcuni sono arrivati in questo mercato di riparazione di dicembre e hanno ulteriormente appunto infoltito la già importante rosa agli ordini di Damiano Proto, ma ha tenuto testa la formazione di mister Buoncompagni, l'ha fatto in maniera eccellente e forse magari, se vogliamo, con un pizzico di fortuna in più avrebbe pure potuto portare a casa i 3 punti in palio. È finita 0-0, ad eccezionalmente, a differenza di come facciamo solitamente, non partiamo con gli highlights, ma iniziamo, considerato che abbiamo tante interviste da proporvi, raccolte nel dopo partita, con l'episodio più discusso del match. Il calcio di rigore assegnato all'Atletico Catania era il 28esimo del primo tempo. E prima di farlo vedere, però, sentiamo le 3 dichiarazioni su questa decisione arbitrale, quella di Buoncompagni, di Proto e anche di Massimo Parisi, che vi preannuncio essere come sempre molto pirotecnico. Sentiamo le interviste. Allora, un episodio che avrebbe potuto cambiare il risultato è quello relativo al calcio di rigore decretato al signor Funari.
tu eri sicuramente molto meglio messo rispetto a dove eravamo noi. Come l'hai visto quell'azione? Ma l'ho visto che è inesistente, ma inesistente l'abbiamo detto un po' tutti. Cioè, quando il guardaline ti dice la stessa cosa, che cosa dobbiamo parlare? Perché l'attaccante loro stava calciando, il commentatore gli ha tolto la palla per evitare che tirasse e l'attaccante ha colpito il commentatore, quindi al limite il fallo è pure mio, perché l'ho anticipato, gli ha tolto la palla e lui l'ha colpito con una pedata, e quindi di che cosa stiamo parlando? Così come il rigore mio, ma là San Martino sta tirando, quando viene sbilanciato con una spallata del genere e cade a terra, come si fa a non decretare un rigore del genere? A proposito di quell'episodio che avrebbe potuto far cambiare le sorti dell'incontro, il calcio di rigore assegnato all'arbitro, i biancorossi dicono che non c'era, qual è la sua opinione? No, non l'ho visto, non lo so, quindi non ho idea, non l'ho visto bene, ho sentito un botto, però potrebbe essere anche caduto a terra, ero girato, quindi non ne ho idea. Allora, non bisogna più recriminare, tanto non è stato gol, quindi infatti non ha influenzato poi il risultato, forse anche peggio è stato, sinceramente meglio che non ce lo dava visto che lo dovevamo sbagliare. Allora, partiamo subito con la nota negativa di questo match, la tua espulsione in seguito a delle proteste nei confronti dell'arbitro, dell'assistente, immagino per il calcio di rigore assegnato all'Atletico Catania. Ecco, come giudico l'operato del direttore di gara? Allora, tu immagini, io credo che sia stato così, così scandaloso, così netto, che non c'è bisogno che tu dici io credo. Io ti posso dire solo una cosa, in 40 anni che faccio calcio, da 35 anni che faccio calcio, da dirigente non ho mai subito una squalifica. Quindi dirti questo credo che sia chiarificatore. Il mio atteggiamento nei confronti dei arbitri, ho il rispetto per la danno arbitrale per qualunque arbitro. Prima di questa partita ho voluto evidenziare con i ragazzi che abbiamo beccato 7 rigori. 7, non so di quanti questi 7 siano stati mai rigori. Oggi ne becco l'8° per un fallo nostro. Loro prendono il rigore, cioè per comprometterci la gara. Ed è, a mio avviso, assurdo. Non si può dare un rigore del genere. Io nel calcio in 30 anni non ho mai beccato una squalifica. E campionati ne ho 20. E allora, se quello è rigore, io sono Maometto, resuscitato. Va bene, pirotecnico come sempre, il direttore generale delle Aquile Calatine, Massimo Parisi. Christian dice: se quello è rigore, io sono Maometto, giusto per ironizzare. Ha ragione Massimo. Ragione. Quindi aggiungiamo anche la tua di impressione. Sì, non abbiamo ancora visto nulla. Non per essere di parte, per carità. Io di solito non è nel mio stile andare a giudicare il comportamento degli arbitri, perché comunque alla fine sbagliano anche loro. Però questo proprio è sbagliare l'impossibile. E allora vediamolo, ecco, eccezionalmente non vediamo gli highlights adesso, ma prima l'episodio più discusso, appunto, il fallo presunto tale di commendatore sull'attaccante, adesso manco mi sto ricordando, forse era Campo. Prego la regia di mandare in onda e le commentiamo insieme a Christian. Questa a velocità normale, il lancio del terzino, si tratta di Vaccaro, questa velocità normale, no. Anzi si tratta, ecco, non è Sant'Anna, il numero 8 Sant'Anna. Allora la palla in effetti non prende la direzione che avrebbe potuto dare l'intervento di commendatore, ma adesso magari qua fotogramma per fotogramma, se riusciamo dalla regia. Lascio la parola a Christian. No, assolutamente no. Cioè non... Sembra proprio lisciare tutto, commendatore, cioè non colpire né il piede né... No, questo non è assolutamente rigore, assolutamente. Cioè semmai a questo punto, non dico fallo nostro, però il rigore proprio non esiste. Poi tra l'altro il guardaline, l'assistente è messo vicino, poteva anche intervenire in questo senso, però mi sembra che il direttore di gara ieri non abbia molto considerato gli assistenti, ecco. Se devo essere sincero, non è stato coadiuvato bene, oppure non le ha considerati lui.
Allora, mi sembra assolutamente chiaro e ineccepibile quello che abbiamo visto nel rallenti. Non fa un intervento da tergo commendatore, infatti, ma proprio recupera in quella frazione di secondo il metro che gli mancava per, non dico sovrapporsi integralmente davanti al centrocampista Santana, ma riesce a mettere la gamba proprio per interdire il tiro. Certo, per ostacolare. Ecco, a quel punto, anche quando insomma avesse colpito il piede, ma il piede lo colpisce perché anche Santanna lo allunga. L'intenzione è quello di bloccare il tiro, l'eventuale tiro, no? Quello di bloccare il... Quindi questo è assolutamente... E quindi ha ben ragione insomma Massimo Parisi di lamentarsi per quanto deciso. Poi tra l'altro, scusami, tra l'altro Massimo, insomma io lo conosco da tantissimi anni, non ho mai visto un'espulsione su Massimo Parisi. Che lui, tra l'altro, un dirigente in panchina può chiedere, tantissimi dirigenti in panchina chiedono al guardalini, all'assistente comunque delle spiegazioni e tutto. Essere buttato così fuori è la prima volta che assisto a un'espulsione di Parisi, quindi sinceramente l'arbitraggio è stato, ma neanche mediocre, proprio è stato veramente da due, se dobbiamo dare un voto, e gli assistenti inesistenti, ecco, fa anche rima. In tutto questo campionato noi abbiamo subito 8 calci di rigore, poi ci possono stare, non ci possono stare, per carità, quindi sembra una maledizione, ogni domenica o in coppa abbiamo un rigore contro, però questo proprio è allucinante. Ecco, personalmente mi sento, come dire, tra virgolette autorizzato a fare questa piccola critica quando si fanno le designazioni arbitrali. Secondo me sarebbe assolutamente opportuno che la terna facesse parte della stessa sezione arbitrale, perché sì, è vero, magari in Sicilia si conoscono un po' tutti insomma gli arbitri, gli assistenti, pur arrivando da sezioni diverse, ma è facile insomma intuire che una persona che arriva da Roma, come nel caso di Leonardo Funari della sezione Roma 1, difficilmente gli sarà capitato insomma di arbitrare insieme a Ferlito di Catania e a Pernicone di Acireale. Questo non agevola il compito insomma della terna, il fatto che si conoscano potrebbe dare qualcosina in più, no? Che dici? Assolutamente no, tra l'altro io non sono neanche d'accordo il fatto che comunque gli assistenti debbano essere della stessa provincia o comunque della sezione della stessa città. Sezione Catania poteva essere anche di Giarre, non ha importanza, però comunque io sono convinto che dovrebbero essere di province diverse rispetto alla provincia di appartenenza, ma questa è una mia idea. Per quanto riguarda l'arbitro non lo so, credo che se continuerà così sicuramente non farà molta strada. Eh sì, è stata piuttosto discutibile la sua direzione, soprattutto nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa, ma rimane appunto questo episodio assolutamente da mettere sul banco degli imputati, ma come già accennato, se non ricordo male, Massimo Parisi, ce n'è un altro, ancora a svantaggio delle Aquile Gratine, un intervento su San Martino che stava tirando verso la porta avversaria. Questo lo vedremo nel finale della trasmissione, ma adesso cerchiamo di vedere quanto di importante è accaduto in questa interessantissima partita. Veramente sono soltanto mancati i gol, ma c'è stato un po' di tutto, tanti gli spunti che insomma ci daranno di che discutere. Gli highlights come sempre montati da Francesco Cascino, le immagini sono di Santo Saimbene. Gentili tressatori, buon pomeriggio, benvenuti alla visione d'ascolto di questa partita di calcio tra le formazioni di Aquile Galatine e Atletico Catania. Come vedete la formazione ospite in tenuta quasi completamente rossa con questa banda orizzontale blu è l'Atletico Catania, alla sinistra ospite nei schermi, che è stata così schierata da mister Proto, Dantone Vaccaro, Marguglio, Cordova, Trovato, Fascetto, Sottile, Sant'Anna, Copia, Signorelli e Spitaleri. Ecco invece l'11 messo in campo da mister Buoncompagni: Polessi, Bartoluccio, Iannizzotto, Nicotra, Genovese, Ruscicca, Susso, Commendatore, San Martino, Giaquinta e Nobile. L'arbitro è incontro, il signor Leonardo Funari della sezione arbitrale di Roma 1, assistito da Antonio Ferlito della sezione di Catania e Diego Pernicone della sezione di Acireale. Partite intanto a battere calcio inizio la formazione di casa, quest'oggi in completa casacca nera. Ruscica,
Luccica subito lungo verso il limite avversario, lo scatto di Giaquinto, chiama palla d'Antona e poi la fa sua in due tempi. Ma riconquista Nicotra, ancora l'apertura a destra, c'è lo spazio per lo scatto di Nobile, Nobile si coordina, si allarga troppo e poi coi piedi allontana d'Antone. Seguiamo le volte di questo secondo corner, la prova di quella catina parte della pressione di Nicotra, la palla allontanata dall'esperto Fascetto, poi rimessa ancora a destra per Nicotra che tira una sorta di cross violento, poi l'ottima coordinazione di San Martino e la palla sul fondo, straordinaria battuta di collo pieno destro di Daniele San Martino. Il fischio, il sinistro violentissimo ma alta la palla, ancora una volta sulla porta di Polessi, a calciare è stato il terzino Marguglio, posizione leggermente decentrata verso destra. Ed è probabile che Nicotra miri al palo coperto dalla barriera. Parte la sua botta col pugno in corner d'Antone. Insidiosa, come sempre, la battuta dell'esperto Ottavio Nicotra. La palla che schizza pericolosamente nella zona di Signorelli, che dà respiro alla propria manovra chiamando in causa Vaccaro. Vaccaro si coordina, parte il suo traversone in area, pericoloso, manca la battuta e incredibilmente c'è l'ennesimo calcio di rigore contro le Aquile Calatine. Molto dubbio, Cordova contro Polessi. Il fischio dell'arbitro, il destro di Cordova, la paratona di Polessi in corner, paratona del grande Polessi. Dunque, ribadiamo gentili telespettatori, esattamente al 28esimo del primo tempo, la formazione atletista manca la ghiotta opportunità per portarsi in vantaggio su calcio di rigore calciato da Cordova, paratone di Polessi che di pugno ha deviato in corner. Il lancio nella zona di Sussò che colpisce di destra, la palla che schizza, Nobile, pallonetto e pallone alto, clamorosa palla gol sul destro di Francesco Nobile, solo davanti al portiere, splendidamente servito da questo intervento a spizzicare di testa di Sussò, ma Francesco Nobile di poco manda alto sulla porta di D'Antone. Tutto pronto per l'inizio della ripresa, partiti in questo momento agli ordini del signor Leonardo Funari dalla sezione arbitrale di Roma 1. A pieno organico l'Atletico in questa circostanza, il servizio che raggiunge Sottile, Sottile carica il destro centrale, blocca con sicurezza Polessi. Il retro passaggio che innesca Bartoluccio, rilancia ancora verso la tre quarti, allo stop è di Abdullahi che carica il destro, la palla sul fondo, ottimo lo spot. Lo stop di petto di Abdullahi ai 30 metri, battuta violenta ma non precisa, la palla è sulla sinistra di D'Antone. Quindi Sussò, il dribbling secco sull'avversario saltato, si porta ai 30 metri, carica il sinistro e la palla sul fondo. Ancora una pregevole azione sul piano squisitamente tecnico del bravo giocatore di colore in forza alle Calatine, Sussò. Intanto lungo rilancio di Ruscica, il colpo di testa di Abdullahi, lo scatto a destra di Sussò in aria per San Martino, corpo a corpo, finisce a terra San Martino, l'arbitro dice che non c'è contatto e lascia proseguire il gioco. La palla è tra i piedi di Vaccaro, sulla sponda di Copia che adesso riceve da parte di Vaccaro, Copia che ha fatto il traversone proprio davanti alla porta, toglie le castagne dal fuoco Ruscica scaraventando ancora in corner. Iannizzotto, tentativo di lancio nella zona di Abdullahi, ottimo lo stop a seguire di Abdullahi che entra in aria, Abdullahi rincorso da Fascetto, ancora Abdullahi che cerca di mettere in mezzo, non dà precisione alla sua battuta, sempre vivo, intercetta il pallone, la palla è dunque recuperata e c'è il triplice fischio del signor Funari. Ribadisco dal Pino Buongiorno di Caltagirone, Aquile Calatine 0, Atletico Catania 0, la linea può tornare allo studio. Dunque, danno già il senso gli highlights della bella partita che è stata tra Aquile Calatine e Atletico Catania, tanti gli spunti che ha offerto, si veniva appunto da una magra figura, quella collezionata sul terreno di gioco di Mascalucia il sabato precedente, quindi c'è stata di fatto una scossa sul piano caratteriale nella squadra, ma poi anche sul piano tattico, veramente è stata una gran bella partita, gli uomini di Mr. Buoncompagni hanno tenuto testa senza insomma far notare più di tanto la differenza, tranne quando alcuni giocatori, Christian, dell'Atletico avevano la palla tra i piedi, si capisce bene che insomma sono di spessore tecnico migliore, però sul piano delle occasioni insomma forse qualcosina in più la meritava la squadra biancorossa. Ma abbiamo visto anche l'occasione del atterramento di San Martino, proprio è evidente
si vede perfettamente, insomma, che questo è un fallo da rigore. Però adesso non è che dobbiamo appellarci solamente a questo, ecco, la squadra ha giocato bene, ha combattuto, ha sudato veramente la maglia. Dopo il capitombolo di Mascalucia, inaspettato, c'è stata una grande prova di reazione da parte della squadra di Boncompagni, e devo dire che ci sono state delle prove anche individuali molto importanti, perché lasciamo perdere Polessi, che insomma ormai è abbastanza evidente e frequente, le sue prestazioni sono sempre da categorie superiori, però devo dire ottima partita di Ruscica, Sussò veramente ha fatto una gran bella partita, un po' tutti sono riusciti a dare il massimo, e poi insomma affrontavamo l'Atletico Catania, che il nome stesso già fa paura per i suoi trascorsi, per una squadra insomma con Cordova, Fascetto, D'Antoni, non era facile. Cristian ha accennato a Nicola Polessi e abbiamo una chicca su Nicola Polessi, perché vabbè, si dice solitamente i rigori si sbagliano, ma io credo che ci sono anche quelli parati. Infatti. Questo è uno di quelli. Nicola Polessi ieri ha parato un rigore, e in tutto quello che è accaduto prima e durante l'esecuzione della massima punizione ci sono i ben oltre 30 anni di esperienza tra i pali di Nicola Polessi. Dedicheremo una parte a questo argomento sul finale del nostro programma, perché ci sono delle cose veramente molto interessanti che io ho notato. Vediamo se poi Cristian è dello stesso avviso. Diceva Cristian, ha ragione, della ottima prestazione individuale di tanti giocatori. Torneremo a parlare di Enrico Ruscica, che ha fatto una gran partita nel ruolo di difensore centrale, una cosa assolutamente strana, no? Per un trequartista qual è lui. Poi ha giocato benissimo anche Iannizzotto, sì, sta sempre crescendo di settimana in settimana questo giovanissimo in forza alle Aquile, e via discorrendo. Bartoluccio è tornato nei livelli iniziali e quant'altro. Però adesso sentiamo la prossima intervista, quella con il tecnico biancorosso Samuel Boncompagni. Tutto il gioco, insomma, è stato di gran lunga migliore rispetto a quello contro il Mascalucia. Cosa è migliorato in questa settimana? No, ho lavorato tanto sulla psicologia, ti devo dire la verità. E poi non tutto mi sta andando per il verso giusto, avevo parecchi infortunati, parecchie persone che hanno iniziato dall'inizio che non erano al 100%. Di fronte avevamo un Atletico Catania di categoria superiore, che cosa dobbiamo sperare? Però il cuore, la volontà e anche la grinta a cui dicevo ai miei ragazzi di esternarla più che mai oggi, anche alla luce di avere di sabato scorso, insomma, di avere un attimino di orgoglio rispetto a quello che è successo sabato scorso a Mascalucia, quindi c'ho veramente poco da rimproverare ai ragazzi. Allora, i giocatori di colore in forza alle Aquile Calatine, Sussò anche oggi ha giocato bene, poi nel secondo tempo ha innescato Abdullahi e Amadou, che però ancora una volta peccano di imprecisione. Stentano a migliorare questi ragazzi, perché non riescono? Questo Sussò non devo dire niente, ha corso 100 minuti, ha fatto una grande partita. Mi aspettavo molto di Amadou, se io lo chiamo in causa si deve fare trovare pronto e mi deve fare la differenza e deve fare male agli avversari. Se questa è la dimostrazione che dà la squadra e a me, prenderò i miei provvedimenti. E questo "prenderò i miei provvedimenti" è tutto un programma, Cristian, di Samuel Boncompagni a proposito di Amadou. Allora, Amadou è insieme a Sussò un giocatore dalle doti straordinarie, no? Perché dalla sua, oltre alla buona tecnica, anzi direi che è anche ottima la tecnica, quando gioca lui nella propria tre quarti a centrocampo, aggiunge la velocità, e se dovessimo fare insomma delle gare da 100 metri, io non ho mai visto un allenamento delle Aquile Calatine, ma penso che probabilmente è sempre lui che arriva davanti a tutti. Poi però, quando arriva lì, negli ultimi 20 metri, o è troppo precipitoso, è impreciso, oppure non ha, sembra proprio dare l'impressione di non avere l'idea di cosa fare. Qual è la tua personale impressione su questo giocatore, che sembra essere lì nel fare il salto di qualità, ma non lo fa mai? Ma la mia impressione è questa, lui è un giocatore giovane, atleticamente ben messo, molto veloce,
e anche con una buona tecnica. Secondo me il problema è una questione strettamente psicologica, cioè nel senso che quando questo ragazzo si sbloccherà, in questo momento è come se fosse inceppato, io credo che farà un gran bene. È una questione prettamente, secondo me, naturalmente è un parere personale, è una questione semplicemente di blocco, proprio perché ancora non credo che abbia espresso quelle che sono le sue qualità. E forse lui il fatto che continua a deludersi, perché poi io lo vedo a fine partita che non è contento della sua prestazione, quindi né è cosciente né è consapevole, sta innescando una sorta di quasi di paura a sbagliare. Però quando si sbloccherà sicuramente farà delle belle cose. E quindi delicato quanto importante il lavoro sul piano psicologico fatto appunto con questi giocatori, con lo stesso anche Abdoulaye, che insomma non è serenissimo in termini appunto di quiete interiore. E, va aspettato, non dimentichiamo il fatto che appunto Amadou ha solo 18 anni, 18-19 sì, anni. Infatti, poi questo bisogna, insomma, anche, sono dei ragazzini. Sono dei ragazzi, comunque adesso io non voglio giustificarli, per carità, perché poi bisogna guardare quella che è la realtà. Però sono dei ragazzi che vivono una situazione molto particolare, ecco, adesso sono lontani da casa, quindi vengono da un altro mondo. Ripeto, questa non è una giustificazione, però da tenere in considerazione anche certi aspetti che non sono da sottovalutare. Forse talvolta è la gran voglia di fare, quindi di strafare, che gli gioca contro. Molto più riflessivo invece su So, che ha un altro temperamento, insomma, ha consapevolezza nei propri mezzi, e insomma sembra, dimostra se non altro di ragionare di più in termini tattici quando ha la palla al piede. Allora, sentiamo adesso la dichiarazione dell'altro tecnico, quello rossoblu dell'Atletico Catania, Damiano Proto, un po' controtendenza rispetto a quello che ha detto buon compagno. Ascoltiamo. È stata una bella partita, soprattutto nella prima mezz'ora si è visto un bel calcio espresso da entrambe le formazioni, sul piano tecnico di livello certamente superiore a quello espresso dall'Atletico Catania, che però mai è riuscito a mettere nelle condizioni più nitide i propri attaccanti di tirare verso la porta. Questo è dipeso da cosa? Dalla, come dire, novità di alcuni elementi in formazione o da cos'altro? No, secondo me noi soffriamo i campi un po' stretti con il tipo di modulo che soprattutto abbiamo, come abbiamo pareggiato qua, abbiamo pareggiato anche a Belvedere, che il campo è un po' stretto. Noi giochiamo il 4-3-3 oggi almeno, da 2-3 partite, e abbiamo delle difficoltà lì. Infatti sulle seconde palle loro sono stati molto più bravi, avevano più densità in mezzo al campo, noi cercavamo di allargare un po' il gioco sulle fasce senza avere però risultato. È uscito 1-0-0, che a noi ci sta sicuramente stretto, e anche abbiamo da recriminare, perché comunque il calcio di rigore noi l'abbiamo sbagliato alla fine. Poi abbiamo avuto altre, una occasione con Copia al primo minuto e una su una punizione di Fascetto alla fine, però troppo poco per cercare di vincere il campionato. Una valutazione invece sugli avversari rispetto a tutti quelli incontrati finora, come lo giudica in termini generali? No, una squadra grintosa sicuramente, non si è visto tanto da un punto di vista della fase offensiva più di tanto, però comunque una squadra ben organizzata, che doveva prendersi il punto, magari cercare la vittoria in contropiede. L'hanno fatto secondo me nel migliore dei modi, hanno espresso alla fine un discreto calcio. Per concludere, cosa farà la differenza per la conquista della vetta in questo girone D? Gli scontri con quelle squadre che dovranno salvarsi, o proprio siete così tante le candidate alla promozione che saranno gli scontri diretti a deciderlo? No, secondo me entrambe le cose sicuramente, magari non perdere con le dirette concorrenti e vincere con quelle più piccole, cose che fino adesso noi non abbiamo fatto, abbiamo fatto tutto l'opposto. Il calcio è questo, è bello anche per questo, un po' di fortuna ogni tanto la dovremmo avere anche noi, invece niente, non se ne parla assolutamente. Dunque il tecnico rossoblu Damiano Proto, che si ritiene un poco fortunato per quanto gli hanno insomma
dato queste partite in termini di risultato, puntava il dito anche sulle dimensioni del Pino Buongiorno, che in realtà è un po' più stretto rispetto al campo di Zia Lisa di Catania, laddove gioca la formazione rossoblu, ma non più di tanto, siamo praticamente 60 contro 65 metri, ma ricordo il Biazzo di Ragusa, campo dove gioca le partite casalinghe, la formazione capolista del Città di Ragusa, è ancora più stretto, 55 metri. Come lo reputi questo, insomma, ritieni questo attenuante? Ma non sono completamente d'accordo con quello che dice il tecnico dell'Atletico Catania, anche perché il nostro campo, diciamo, in media uguale a tutti gli altri, qualcosina in più, qualcosina in meno. Forse quello di Ragusa, ecco lì, magari ci sarebbe, piccolo, sì, sarebbe da recriminare qualcosa. Però io ritengo, insomma, che sia una giustificazione, anche perché una squadra che deve vincere il torneo, non penso che vada a misurare i metri. Se deve vincere il torneo sicuramente deve andare a fare il risultato sia con le grandi che con le piccole. Questo non toglie il fatto che comunque l'Atletico sia una squadra forte, sia una squadra quadrata, ha dei giocatori, una rosa veramente da categoria superiore. Però vedendola ieri, io sono convinto a questo punto che Città di Ragusa vincerà il campionato. Quindi sul piano tecnico tu la ritieni un po' meglio, oppure nell'organizzazione di gioco meglio? Ma in Ragusa, generale, l'economia generale, ritengo che, insomma, ha detto il tecnico stesso, dice con le piccole noi inceppiamo, una squadra che deve vincere il campionato non può inceppare con le piccole, può succedere una volta, ma penso che statisticamente sia così. Per il resto è normale, chi ha più fortuna poi vince. Anche noi ieri, se avessimo avuto la possibilità di con Ciccio Nobile o con San Martino di mettere la palla dentro, avremmo portato a casa i 3 punti, quindi il calcio è anche bello per questo, perché è imprevedibile. Però sinceramente mi aspettavo qualcosina in più rispetto per quanto riguarda l'Atletico Catania. Bene, sentiamo un'altra intervista, o meglio la seconda parte dell'intervista realizzata col direttore generale delle Aquile Calatine, Massimo Parisi, che torna ancora sul discorso arbitro, e poi insomma sentiamo e commentiamo. Ce n'è un altro netto e loro lo sanno, è inutile che ridi Ciccio, che ridi, ce n'è un altro netto che non prende nemmeno la palla, gli dà una spallata e lo butta a terra, quello è rigore e non ce lo dai. Allora, noi abbiamo affrontato una grande squadra, probabilmente avranno avuto difficoltà perché le abbiamo messe anche noi in difficoltà, però non si può regalare un regolo di quel genere incattivendo una partita che nulla aveva di cattivo, perché noi abbiamo incontrato una buona squadra, un'ottima squadra che deve vincere il campionato, e ci può anche stare che perdiamo. Ci può anche stare che becchi il rigore, perché loro sono magari più forti, più completi, ma di questi regali non ne abbiamo di bisogno, degli arbitri di Roma che vengono qua ad inventarsi l'Eldorado. Cioè, io faccio calcio da 40 anni, lui probabilmente aveva i pantaloncini corti quando io facevo calcio, e non mi può venire a raccontare che quello è un rigore a favore, e ce n'è uno a favore nostro scandaloso e tu non lo dai. Ha fischiato dei falli a favore nostro che non c'erano assolutamente, degli altri che se li ha inventati. Allora, se questa è la qualità degli arbitri che noi abbiamo, io ho paura. Ma ho paura per l'Atletico, che vuole andare in una categoria diversa, perché se questo viene da Roma per venire a fare queste cose qua, in un campo dove tu puoi fare quello che vuoi, puoi farci perdere la partita anche 3-0, noi ti daremo i pasticcini e ti manderemo. Io becco l'espulsione, ma sicuramente la tua incapacità io la devo evidenziare, non è possibile. E 8 rigori presi, non è inimmaginabile, 8 rigori, la nostra squadra è la squadra che ha totalizzato più rigori contro, e non ce ne siamo mai lamentati. Loro possono anche segnare il gol sul rigore, vincono la partita, io non ho niente contro i miei avversari, ho il massimo rispetto, però santo Dio, non si può. Va bene, è ancora dunque Funari l'oggetto del discorso, o il soggetto per meglio dire, il direttore di gara, appunto la sezione arbitrale Roma 1, che ha diretto ieri Aquile Calatine Atletico Catania. Non aggiungiamo altro, piuttosto ti volevo chiedere sul piano tattico, ci sono veramente poche cose da dire perché è stata un'ottima prestazione, però cerchiamo di
di trovare qualche elemento in più, Christian. Abbiamo detto che la formazione di Mister Buoncompagni si esalta, se non altro gioca molto meglio quando gioca con formazioni che tecnicamente sono molto valide. È successo appunto ieri col Città di Ragusa, col Santa Croce, con lo stesso Marina di Ragusa, le prestazioni sono sicuramente state buone. Allora la domanda è: può essere una delle componenti, a parte diciamo quell'aspetto caratteriale che si innesca, il fatto che le formazioni blasonate sono tali perché hanno nel loro organico giocatori sul piano tecnico molto importanti, e quindi per quanto il gioco lo preveda, il pressing non è il classico pressing che fanno tra virgolette i portatori d'acqua? Quindi nello specifico dico per esempio Nicotra ieri, che ha giocato benissimo, ma come dire, è stato meno tartassato in termini di pressing. Questo ha agevolato il gioco delle Aquile secondo te? Ma questo è un aspetto. Il fatto comunque che quando si affronta una squadra in posizione di classifica più alta, con dei giocatori tecnicamente e quindi di qualità, è normale che psicologicamente ti mette anche nelle condizioni di dare il meglio. Per esempio noi a Mascalucci abbiamo peccato di questo, e io sono convinto che non è, ripeto, una giustificazione. Noi abbiamo sottovalutato molto l'avversario, abbiamo fatto degli errori madornali e abbiamo sottovalutato molto l'avversario. Con le squadre più grosse, per esempio in Coppa Italia, al ritorno a Ragusa abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo perso 2-1, anche lì calcio di rigore contro, comunque parato sempre da Nicola Polessi, però abbiamo fatto un'ottima gara. Quindi sicuramente ci saltiamo con le formazioni più elevate, ma questo è dalla Serie A alla terza categoria. Se guardiamo ad esempio il Genova due settimane fa, insomma, ha raffilato tre pappine alla Juventus, e quindi insomma qualitativamente c'è un abisso di differenza, però le partite comunque sono tutte a sé. Ogni partita fa storia a sé, come da sempre nel gioco del calcio. Allora, si chiude qua la prima parte di Today Sport. Come preannunciato, c'è un'altra seconda parte molto ricca. Vedremo un dettaglio pre-calcio di rigore, poi parato, come già sottolineato da Nicola Polessi, il secondo rigore consecutivo che para Polessi. Insomma, ci sono insomma dei dettagli da osservare che la dicono lunga sulla grande esperienza di Nicola, e poi vedremo ovviamente l'altro episodio che ha visto non assegnare la massima punizione a favore delle Aquile sull'intervento subito attaccante San Martino ad opera del difensore centrale sempre vivo. C'è anche, vi preannuncio, un'intervista col forte difensore centrale dell'Atletico, Francesco Fascetto, tra pochi minuti dopo la pausa pubblicitaria.